lì, io sono Karma e questo nuovissimo episodio di Get Famous Nuove Stelle. Allora, è successa una cosa bellissima. Innanzitutto metto play perché so quanto può essere fastidioso ogni volta lasciare in pausa mentre si fa l'introduzione, me ne rendo conto, quindi lascio play. Tanto abbiamo tutto il tempo di fare tutte le cosettine. Intanto vi faccio appunto l'introduzione e vi dico che da pochi giorni hanno rilasciato un piccolo aggiornamento che risolveva tutti quei bug, tutte quelle problematiche che ci ha lasciato il famoso aggiornamento che c'è stato prima dell'espansione Get Famous. Dunque, sì, mi rendo conto che tutte le volte che io facevo fare alle nostre Epre, Alisa, tutte quelle interazioni per raggiungere la fama, cioè i punti di fama non salivano, solo che io non mi ponevo tutti questi problemi perché ho letto in giro che effettivamente è davvero difficile salire di fama, diventare famosi qui sul mondo di The Sims. E quindi non mi facevo problemi gravi. Però ho notato che appena sono rientrata in gioco dopo aver aggiornato appunto dei Sims, mi è apparsa. Vabbè, prima ho mandato April a lavoro, dopo me ne sono resa conto. Infatti, ragazzi, ha già fatto la sua, diciamo, ha già svolto la sua seconda giornata lavorativa, ha fatto lo spot con la chitarra. E come sono tornata a casa, ragazzi? Debuttante illustre, quindi secondo me c'era questo tipo di bug, oppure semplicemente, che ne so, non me ne è salito tutto insieme il potere. Vabbè, comunque sono contentissima. Purtroppo non sono nemmeno arrivata a livello argento, ma solo a quello di bronzo. Lei tutta bagnata perché era fuori, non so perché. Ma fatto sta che ragazzi, la nostra April è diventata, cioè ha raggiunto la prima stellina, il primo punto della fama. April ha iniziato il cammino verso la notorietà, ha guadagnato il suo primissimo punto di fama, che può conservare, punto. I punti di fama possono essere usati per acquistare vantaggi della fama all'interno del pannello Infofama. Con la fama appena acquisita, April corre però il rischio di sviluppare una stravaganza della fama, una stranezza comportamentale determinata dalle azioni che compie. Io vi faccio vedere però che ho già acquistato un punticino della fama ed è quello di visibile. Adesso vi leggo. Possibilità di guadagnare fama extra da abilità e carriere. C'è qualcosa di April che la distingue rispetto alla moltitudine e non passa inosservata agli occhi degli altri sim. Affinando questo tratto della personalità di April, esiste la possibilità che d'ora in poi qualsiasi abilità o azione relativa alla carriera possa catturare l'attenzione del pubblico, accrescendo ulteriormente la sua fama. Questo mi sembra il punto adatto a lei, il più logico, perché lei, avendo anche il tratto egocentrica, si riallaccia perfettamente comunque a tutto quello che include questo tratto fama, questo punto fama, quindi catturare l'attenzione del pubblico e via dicendo, ci gusta, cioè gusta. Poi vi leggo per completezza anche questi altri due tratti e questo qua, il primo, secondo me è straperfetto per invece Alissa. Diffondi video su internet per aumentare fama e denaro. Gli invii su internet della postazione video e da quella musicale frutteranno a April più fama della norma. In aggiunta, l'influenza di April diventerà una merce ambita nei marchi commerciali interessati a raggiungere il pubblico di riferimento. Di tanto in tanto April riceverà telefonate da una loro agenzia pubblicitaria che inoltrerà richieste programmate di video da diffondere su internet in cambio del pagamento immediato di bonus. Quindi, di un bonus. Quindi, dato che i video comunque li fa Alissa, questo sta bene per Alissa. In mezzo c'è creare una rete di contatti e io, se devo essere sincera, ero indecisissima fra questi due, perché anche questo è molto interessante per April, ragazzi. Acquisendo la destrezza sociale per rapportarsi con altre celebrità, April potrà
stringere amicizie con sim più famosi e persuaderli a transitare rapidamente dalla conoscenza all'amicizia. Il talento di April nel crearsi una rete di contatti implica inoltre che qualsiasi socializzazione con conoscenti celebri le frutterà fama, mentre la socializzazione con celebrità di livello superiore gliene frutterà ancora di più. Quindi questo era anche questo molto molto interessante, ragazzi, però alla fine questo mi sembrava quello più logico in maniera così generale. E ovviamente poi dovremmo anche scegliere una stravaganza, però non subito, a quanto pare non me la fa aggiungere, meglio così, perché le stravaganze appunto non sono tutte, anzi quasi nessuna penso positiva, sono tutte abbastanza negative. C'è assenza di contatti, vena di vanità. Questa forse potremmo sceglierla per April. Sì. Passione per i succhi, così la vediamo un attimo in maniera generale. Bomba emotiva, anche questa secondo me. Gioia dei paparazzi, anche questa. Palato raffinato. Lettere degli ammiratori, forse puzzolenti. Vabbè, a giudicare dal disegno. Un attore serio. Poi un patito, numero pubblico, oh mio Dio, fanatico dei telefoni e fama sfiorata. Insomma, sono veramente curiosa di provarli. Allora ragazzi, quindi lei adesso praticamente ha fatto quindi lo spot con la chitarra, magari vi lascio, riuscirò a parlare, qualche fotina, giusto per farvi vederla. Aveva una conciata con una pettinatura rossa, quella laterale, e un vestito molto medievale, era molto carina. Quindi era arrivata a livello bronzo, però tutto sommato è andato bene, è andata bene. L'audizione adesso che dovrà fare è quella di vuoto ballo, vi faccio vedere. Cercasi caratteristica vivace originale per il ruolo di Vulpes. Il nuovo album dei Vuoto Ballo contiene ben 1001 motivetti ripetitivi. Vulpes e i suoi amici della foresta Mauven ti propongono tutte le loro canzoni tradizionali. Ordina subito il CD, cassette, cilindri di cera, col cacchio. Comunque, per questa audizione era necessario, ci chiedevano di raggiungere il livello 2 di forma fisica. Lei l'ha raggiunto da buona attrice. E ragazzi, sono felicissima perché finalmente abbiamo raggiunto la prima stella. Mentre per Alissa ci vuole ancora un pochettino, quindi io davvero non so perché sia vestita in questo modo, perché prima ero da Rashida, quindi non lo so perché, ragazzi, magari è andata a qualche festival qui a Semi Show, no? Pubblica aggiornamenti, rispondi ai commenti, vieni qui. Vedete? Che giornata lavorativa, hai appena tornato a casa, guadagnato 323 simoleon. Perfetto. E sicuramente, no, mi si è rifulminato il mouse. No, ok, perfetto. Magari un video riesco a girarlo. Allora, vi faccio vedere una cosa. Vi ricordate che nello scorso episodio abbiamo controllato il calendario per vedere se ci fossero comunque nuove festività? Non ce n'era manco una. Però dopo l'aggiornamento ecco che per magia sono apparse. Quindi miracolo di aggiornamento, ragazzi. Se non l'avete ancora aggiornato il gioco, correte ad aggiornarlo. Allora, come vedete oggi c'è un evento, quindi sì, in realtà ci sono nuove feste, nuovi eventi con Get Famous e sono tutti abbastanza interessanti. Allora, di venerdì e di sabato ce n'è uno in particolare, vetrina dei talenti, e siccome oggi c'è temporale, anche se adesso mi dice che c'è il sole ma prima stava piovendo, direi che andiamo domani, tanto l'evento è uguale, comunque l'orario è lo stesso, dalle 18 alle 23, quindi aspettiamo domani. Andiamo con loro perché io vorrei un attimo andare da Rashida perché vi voglio mostrare tutti i suoi nuovi look, ragazzi. Le ho cambiato gli outfit con le cosine di Get Famous e quindi ci tengo a farvela vedere. E in più le ho acquistato la postazione make-up. Ragazzi, io non pensavo si potesse utilizzare in prima persona, si potesse mettere in un lotto residenziale. Pensavo che la utilizzassero così i truccatori sul set e basta, no? Quando ti acconciano e ti truccano per la scena. Invece, mentre guardavo un po' la modalità costruisci-compra con Rashida, ho notato questa nuova cosa
Anche perché ragazzi, sicuramente questo è un bug prima dell'aggiornamento che li ha risolti, come sono andata da Rashida mi sono accorta che lei non aveva più la carriera, non aveva più il lavoro, quindi ho dovuto ricercarle il lavoro di style influencer e riarrivare a dove eravamo arrivati noi nell'episodio dell'aggiornamento in cui abbiamo visto l'aggiornamento. Perciò, se vedete qualcosa cambiato è per quello. Comunque, poi ragazzi, di domenica ci sarà un altro evento, Premi delle Stelle, e io ragazzi non vedo l'ora di iniziare comunque ad andare a questi eventi anche con tutti gli altri personaggi, con i nostri fustaci, Ethan, Daron e tutti quanti, perché sono curiosissima di iniziare a capire chi potrebbe star bene con chi, quindi tutte le varie coppie, le varie ship, però non è detto, intanto studiare tendenze, non è detto ragazzi che, faccio un esempio, Rashida si innamori di uno di questi ragazzi che ho introdotto e creato io per la serie. No, Ethan l'ho scaricato, in realtà me l'ho modificato, tutti gli altri sono mie creazioni. Allora, videogiochi, bullying, consigli di moda, vabbè, fai tu, anche se vabbè non sei portata, ma vediamo. Quindi dicevo, non è detto che magari un esempio Rashida si innamori di uno di questi nostri fustacci, ma è anche possibile che una di loro prenda una sbandata per un semi comune, per un VIP addirittura, per un collega. E io ho in mente, riguardo questa cosa, un progettino per April, perché noi sappiamo quanto lei desideri. Poveretta, ha bisogno di socialità. Quanto lei desideri, aspettate, che succede qui di tutto, raggiungere il successo e adopererà scorciatoie per raggiungere il successo o ci metterà olio di gomito? Sicuramente olio di gomito sì, questo sì, si sta impegnando e questo lo vediamo, però ne vedremo delle belle, soprattutto secondo me con Turn Bailey, che a quanto pare ho visto sul web che è sposato e ha figli. Non dico altro. Allora ragazzi, e la April, come andiamo? Ho notato che ultimamente non si fa che parlare di te. Che ne diresti se ci rivedessimo? Voglio dire, eravamo sempre insieme prima che tu riuscissi a sfondare, no? No, vabbè, ma tu te lo sei sognato di notte che eravamo sempre insieme. Vabbè, complimento sincero anche perché ha bisogno di socialità. È sparita. Sì, col fantasma parli, April. Dove è andata? Ah, è riapparsa qui. Dai, parlaci un po' solamente perché. No, no, perché bisogno di socialità. Vai a caccia di complimenti. Lei è il regista, ragazzi, il nostro regista, credo. Però non è vero che eravamo sempre insieme. Non è vero. Oddio, torto marcio, che nervi, l'incapacità di esprimersi e le tesi senza fondamento non sono mai stati più esasperanti. Ma che è successo? Forse non è d'accordo lei su qualcosa? Vabbè, allora parla con Daron. Ragazzi, fate bene attenzione alle relazioni, perché voglio sapere la vostra, su che coppia vorreste vedere, no? La mammina. Vabbè, adesso ha anche la nostra chiave dell'appartamento, quindi se volesse venire, può venire. Direi che è ora di provare gusti nuovi e aggiornare il ricettario. Andiamo al Festival delle Spezie. No, che pizza questo Festival delle Spezie! No. Allora, abbiamo altri eventi in programma oggi. Intanto sta per finire di dare tutti i consigli di moda. Come lo intitoliamo? La moda di essere alla moda. Sì, va bene. Poi, compro un componente aggiuntivo. Ragazzi, compriamo qualcosa. Ancora più luci. Questo è nuovo, nuova telecamera. Direi che possiamo anche investire con una nuova telecamera. Alla faccia, ragazzi. Una Canon questa, bellissima. Adesso abbiamo due video. Monta il video, sì, vediamo quanto ci mette, perché io voglio andare da Rashida. E poi lo carichiamo, ne abbiamo ben due da montare e caricare.
Ho saputo che a Lounge Bar si sta svolgendo la vetrina dei talenti. Ah, no, la Maiore Solare. No, domani, mammina, domani andiamo. Ti giuro che ti invitiamo. No, ma questa è entrata in casa. Vabbè, dobbiamo lecchinarci il regista, ragazzi. Sfogati. Vedete che qui c'è un temporale assurdo. Ci conviene aspettare domani. Sono tutte bagnate. Visualizza l'inventario. Scarsa, questo è scarso. E questo... Discreta, non avevo visto che c'era anche la qualità. Transizioni aggiunte, carica il video. Quello scarso, beh, ragazzi, lei sicuramente è scarso perché non c'è buona, non ne sa di moda. Infatti, la moda di essere la moda. Allora, il video è stato caricato, aspettati pagamenti quotidiani sui diritti d'autore. Devo dire che i diritti d'autore per i video sono sempre altini. Ciao, caro. Accetta. Ragazzi, guardate Rashida col suo nuovo look. Adesso andiamo a trovarla. No? Che ve la faccio vedere meglio. Vediamo dov'è. Visita l'appartamento. Andiamo con April. E ci vediamo a casa di Rashida. Anche perché voglio farvi vedere velocemente quell'attrezzo del make-up. Ed eccoci arrivati, guardate quanto piove, ragazzi. La pioggia comunque a 6 mesi 1 mi piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere una cosa, perché davvero, magari vi metto anche una fotina. No, no, vabbè. Allora inizio raduno. Ma scusatemi, Rashida era a casa nostra, fatemi capire. Oh, finalmente. Comunque, vi lascio adesso la foto. Come avete visto, quando ero qui con Rashida e tutti loro è scoppiato un incendio. Praticamente Ethan ha toccato semplicemente la lavatrice e da lì è partito, sono partite le fiamme. Sicuramente non ha mai fatto in vita sua una lavatrice, quindi ecco che vi ho detto tutto. Allora, ragazzi, come vedete, ho messo qui la postazione make-up e possiamo chiedere del trucco, chiedere una pettinatura. Offrire del trucco, offrire una addirittura modifica dell'aspetto, quindi questa interazione ci porta nel crea un sim e possiamo quindi creare tutti i look alla persona che scegliamo di acconciare, pettinare, cambiare e offrire una pettinatura. Adesso vi faccio leggermente così vedere, velocemente, a Rashida che come vedete è stupenda. Lei va, glielo chiede. Io ve la faccio vedere anche nel CAS, perché adesso poi andiamo anche a offrirle una modifica dell'aspetto. Magari entro la giornata. Ecco qui. Vedete? Il phon. Adesso le sta forse facendo una pettinatura. Ecco, pettina i capelli. La lacca. Oh, ma che carina! Si gira, che carina a dire sì, mi piace, non mi piace, insomma. Cioè, con le forbici le allunga i capelli. Perfetto. Va bene, abbiamo reso l'idea. Oh la la! No, vabbè! Ma che bella bionda, ragazzi! Così, rossiccia bionda con questo chatouche. Questo è l'unico CC stile alfa che ho. Perché sapete che io amo quelli, i maxi smash. Dai, ce la facciamo? Falla tornare come prima, grazie. E adesso offri una modifica dell'aspetto. Sempre. Oh mio Dio! Vabbè, lei è una buonanza, ragazzi, quindi sta bene con tutto. Rashida, ti va un giro nel cast, così facciamo vedere ai nostri amici tutti i nostri fantastici look. Ah, così praticamente. No, ma ragazzi. Ah, ok, ce la facciamo. Ce la facciamo e ok, perfetto. Come vedete, ci hanno catapultato nel crea un sim con questa interazione e noi possiamo quindi fare le stiliste. E possiamo comunque scegliere dei nuovi look, vedete? Eliminarli, insomma, non abbiamo tutte le opzioni che abbiamo di solito nel crea un sim, nel cast, però possiamo sbizzarrirci per intenderci, possiamo anche mettere dei capelli, possiamo cambiare la pettinatura, possiamo anche fare noi un trucco,
come anche aggiungere degli accessori. Basta tutto qui. Comunque, ragazzi, adesso vi faccio vedere tutti i nuovi outfit di Rashida. Come vedete, gli ho messo la nuova pettinatura di Get Famous e devo dire che questi look le rendono davvero giustizia. Allora, questo è il primo, questo toppino rosa, questi pantaloni a vita alta. Il secondo è questo qua. Questa giacca che non avevo visto e da quel che ho letto in giro si sblocca proprio con la carriera di style influencer, ma non vorrei dire scemenze perché non ne sono esattamente sicura. Però è fantastica, fatto sta che è bellissima, è di jeans, però ha tutte queste altre colorazioni. Io ho scelto questa prima perché mi piace il fatto che abbia questo pelo leopardato e l'ho abbinata con questi pantaloni neri, jeans, quelli che ha praticamente Alyssa, ma neri perché Alyssa ce li ha così, con questo porta pennelli perché appunto lei è molto brava anche a truccare, poi avendo quella postazione, essendo anche una style influencer, ci sta. Poi preparatevi per i formali perché è fighissima. Ha questo vestito lungo con la cinturina dorata, gli accessori dorati, le scarpe dorate e il trucco dorato. Vedete l'ombretto? Guardate quanto è brava a truccarsi con la realizzazione del make-up. Poi sportivi sono rimasti uguali, da notte li ho cambiato pigiama, da festa è così con gli orecchini che li ho aggiunti perché prima non li aveva, i secondi uguali. Ho cambiato anche il costume perché prima aveva quello che ha anche April, quindi no, differenziamo. Clima caldo è rimasto uguale, ma il look davvero, ragazzi, che mi dà più soddisfazioni è quello per il clima freddo, ed è qualcosa di elegantissimo, bellissimo, fighissimo allo stesso tempo. Che alla fine il concetto rimane sempre quello, però ragazzi, giusto per trasmettervi la mia veramente contentezza per questo look. 3, 2, 1. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? C'è una bambolina, cappuccetto rosso. Allora, ho optato per questo elegantissimo cappotto di stagioni rosso, quindi rosso uguale elegante per più delle volte, queste calzine, questi stivaletti con l'appliccio, quindi dà proprio il senso di caldo per l'inverno. Io non li uso mai, non tendo quasi mai ad utilizzarli, però con questo look devo dire che stanno davvero davvero bene. E poi questo cappello che mannaggia lui io non riesco mai a trovare, io non so perché, anche togliendo tutte, no, tutti i tag, non riesco mai a trovarlo. Io per lei l'ho trovato, c'è stato veramente un miracolo, ma io ogni volta che voglio mettere questo cappello, perché è carinissimo e di vita in città, non riesco mai a me, cioè non riesco mai a trovarlo, non lo so, ditemi voi. Questa volta sono riuscita a trovarlo e devo dire che il tutto, ragazzi, è davvero, cioè la rende davvero un fiorellino, ragazzi, non lo so, è bellissima. Ha messo anche questo rosetto scuro e niente, questi erano tutti i suoi look, con la scusa ve l'ho fatta vedere senza per forza andare da lei. E dato che purtroppo non so se per via dei bug o non so perché cosa, mi hanno annullato la carriera di Rashida, sono dovuta un po' andare avanti, ma comunque non sono andata oltre a dove eravamo arrivati effettivamente noi. Allora, ragazzi, io direi che ci vediamo domani mattina per l'evento, questo qua che vi faccio vedere, di Vetrina di Talenti, che sarà al Club Calico. Quindi le faccio andare a casa, le faccio dormire e domani alle 9 ci prepariamo. No, ma domattina alle 9, ragazzi, lei April ha l'audizione, però quando torna andiamo, quindi ci vediamo quando si svegliano. Ragazzi, Alyssa ha appena raggiunto il livello 3 di produzione mediale. Ricevere dei mi piace non è facile, ma Alyssa fa sembrare che lo sia. Ora può aggiungere degli effetti e combinare i video postazione video. Infatti le stavo proprio facendo aggiungere delle transizioni al video di moda e adesso lo dovrebbe caricare.
Vediamo se aumenta dopo aver aggiunto delle transizioni. Sì, da scarso diventa discreto. E adesso può aggiungere degli effetti. Le transizioni a comparsa rendono il video molto più professionale. Le transizioni sono state aggiunte. Sì, esattamente, ovviamente è logico, no? Aggiungendo, ecco, gli effetti sono stati aggiunti, i riflessi sull'obiettivo, scintille ed esplosioni sono parte integrante dell'esperienza visiva. Adesso vediamo se sempre discreta. Vabbè, dai, resisti, monta il video che poi andiamo a dormire. Vuole comprare un'arnia? Ma che è? Vabbè. Ah, con lei ragazzi dobbiamo iniziare a provare il drone. Attenzione, dobbiamo ricordarci di acquistarlo se non costa chissà quanto. Allora, l'audizione inizierà fra un'ora. Le faccio dare la carica. No, sta già andando, peccato. Vabbè, questo comunque è per il lavoro, quindi non è che ci interessa particolarmente. Qui si rimane l'ombra. Rapporto sui diritti d'autore. Ragazzi, notare questo titolo. Gliel'ho dato per un video vlog allegro, quindi sorrido sempre, ciao. Vabbè. Poi, vabbè, questo non ho dato titolo e vedete i diritti d'autore. Accidenti. Cioè, insomma, vario riscontro. Sì. Audizione superata! Cioè, ragazzi, ogni volta vi faccio prendere un collasso, me ne rendo conto. Allora, bel lavoro, April. La parte del vuoto mostro vulpe sei tu. Oddio, la travestono. Ci siamo accorti che te la cavi molto bene quando il costume ti nasconde il viso. No, vabbè, ma che è? Ma vedete, ma imparate da April e dal suo magnifico viso e altro, vabbè. Allora, torniamo a noi. Effettueremo altre audizioni per i costumi con maschera integrale. E quando va a lavorare? Domenica, quindi domani alle 12. Quindi, ragazzi, adesso ci mettiamo in tiro e andiamo a questo evento perché dovrebbe essere già iniziato alle 9. Vedete, sabato, e dobbiamo andare al club Calico. Io sono curiosissima. C'è il microfono come icona. Quindi, allora, loro stanno bene? Lei sta perfettamente e Alissa ha un po' di fame, ma non fa niente perché tanto penso che ci potremo prendere da mangiare lì. Non ho ben in chiaro che posto sia questo club calico, non mi ricordo bene, però andiamo. Ragazzi, qui il lounge bar di Brindleton Bay. Bene, non siamo andati insieme in questo lotto, anch'io l'ho visto solo una volta di sfuggita, quindi andiamo subito e ci andiamo. Anche Amy, nonno, Daron, Alan, Ethan. E vabbè, portiamoci. Ah no, non, meno male, non possiamo selezionarla. Ops. E quindi, ragazzi, ci vediamo al Club Calico. Ed eccoci arrivati. Ovviamente siamo a Brindleton Bay e piove. Cioè, non c'è un giorno qui che non piove. Livello di celebrità perduto. April ha trascorso troppo tempo lontano dai riflettori, non può più. E non è più una celebrità. Ma come? Anche se non hai più accesso ad alcun vantaggio della fama, si è liberata di tutte le stravaganze comportamentali. È il momento di tornare a vivere una gradevole esistenza normale. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando? Io spero che stiamo scherzando. No, ne ha perso un pochettino. No, ragazzi. No, vabbè. E vabbè, ragazzi, non ci posso fare niente. Speriamo che recupereremo. Speriamo. Magari già da subito. Allora, ma questa festività. Ah! Dalle 18 alle 23. No, ma ragazzi, qua mi stanno facendo arrabbiare anche il mouse. Accidenti. Quindi niente, aspettiamo alle 18 e vediamo che succede. Intanto vi faccio vedere che è molto tesa, di nuovo sconosciuta, per il grande pubblico April è come se non esistesse. Poveretta, consolati un po' con il nostro caro Daron. Dai, però andate qui, andate dentro. Vai qui insieme. Tra l'altro oggi devo guardarmi la puntata del GF Sims, che è uscita la prima puntata e so che sono già iniziati i primi litigi. Io vi riconsiglio di creativo, di
andare nel... Oh mio Dio. Nel canale di Chiara, Cherry Blossom Channel. Comunque, Alan è molta strada col canto da fare. Allora, sì, consolati con chi vuoi, con chi vuoi. Lamentati anche della pioggia. Alissa, non abbiamo soldi, non dare mancio in giro. È proprio tesa, ragazzi, è proprio tesa, poverina, non se l'aspettava. Ok, la vetrina dei talenti sta per cominciare. Prepariamoci a divertirci con i talenti locali. Iscriviti al bar per partecipare. Ok, ci iscriviamo subito. Vediamo qui. Partecipa all'evento a microfono aperto. Che bello! Sì, sono davvero curiosa. Anche tu, però. Non puoi? È troppo tesa. Adesso, vai. Alissa Murphy è stata iscritta? Sì, si è iscritta alla vetrina dei talenti. Usa liberamente il microfono o lo strumento quando verrà il tuo turno di presentarti sul palco. Registrati anche tu. Usa parole proibite, poverina. Ah, si è già registrato. April Murphy è stata iscritta. Perfetto, beviti il tuo bicchiere d'acqua. Ci manca solo che ti colpisci un fulmine. Guarda, siamo a posto per oggi. Dai, vai qui insieme. Ok, se io clicco... No. Si sta chiedendo se mi piacerebbe che ci trovassimo da qualche parte. Beh, il parco con questo tempo non mi sembra una soluzione adatta. Cara mammina. Ma dove va? In piscina, ma sei matta? Ora Lisa Murphy può sfoggiare il proprio talento, è il turno di esibirsi. Ok, è... Ma cosa dovrebbe fare in realtà? Esibirsi? Vabbè. Racconta barzellette, non lo so. Proviamo. Io a disagio. Sicuramente non la vinceremo noi questa gara, ragazzi. Questo è poco, ma sicuro. Ma chi è che sta suonando? Ragazzi, un VIP! Vai! È la tua occasione, April. Allora, tenta una presentazione. È la tua occasione per riacquistare la notorietà. Dai, ti prego. È a disagio pure lei. Chiedi un abbraccio. Alisa ha raggiunto il livello 2 di comicità. Sì, ci dà un abbraccio, ragazzi. Sì, grazie. Chiedi un selfie, dai. E lei è tornata felice. Abbracciare la celebrità e gli abbracci delle celebrità sono molto meglio di quelli di Sim. Anche il selfie ha accettato, ragazzi. Ma lei è bravissima. Guardate che è anche lei un pochino a disagio. Questa celebrità, come si chiama? Brittany Q. Chu. Vabbè. Secondo me... Essendo tutte e due nella stessa situazione di disagio comunque, magari April per una cosa, come si chiama, Brittany per un'altra, magari si trovano in un punto di dialogo in cui si confrontano l'un l'altra, no? Vedete, anche lei ha una faccina un pochino così dispiaciuta, quindi potrebbe essere che grazie a questo April se la faccia amica. Guardate, sì, che ne pensate voi? Cioè, magari la disgrazia di questa semina di Brittany può favorire a April. Prova a chiedere un autografo. Però tutto questo deve avvenire con la presentazione, altrimenti non possiamo fare altre interazioni. Ma guardate che ci chiede, ci dà anche l'autografo. Oddio. Grazie. Vediamo se ce l'abbiamo nell'inventario. Che bello, ragazzi. Ovviamente ce lo riprendiamo col cacchio che lo lascio qui, no? Autografo di Brittany Chu. Bellissimo. Quindi possiamo appenderlo a casa, ragazzi. Magari adibire proprio una parete a tutti gli autografi che riusciamo ad ottenere nel corso del tempo. Allora, io direi adesso, dato che è anche felice, di ritentare una presentazione. Se accetta, ragazzi, io chiudo così l'episodio con April che è riuscita a, tra virgolette,
instaurare un rapporto normale con un VIP. Lì è celebrità vera e propria, ragazzi. Quindi, se riusciamo a socializzare con lei, è possibile che riacquisiamo il punto di fama. Non può più. L'accoglienza non è stata incoraggiante. Probabilmente dovresti aspettare prima di riprovarci. Noi aspettiamo. La vetrina dei talenti è terminata. Ci dispiace per tutti coloro che non hanno potuto partecipare. Sarà forse per la prossima volta. Ma non abbiamo partecipato perché? Ma stiamo scherzando? Vabbè, non lo so. Comunque abbiamo visto più o meno in cosa consiste il Fermi tutti, cioè l'evento. Ragazzi, è stata colpita da un fulmine. Brittany. Cioè, non ne può più di noi, praticamente la stiamo stalkerando. Vabbè, ci riproveremo, ragazzi. Basta, la lasciamo andare, poveretta. Noi torniamo a casa perché lei è suonatissima. E domani alle 12 ha l'ingaggio, diciamo, ha il lavoro. Quindi nel prossimo episodio la seguiremo perché vedremo così, diciamo, questa giornata lavorativa, questa sua terza giornata lavorativa, devi tornare a casa. E quindi torniamo, chiudo qui perché è stanca, deve anche sviluppare l'abilità di forma fisica, trovare il tempo anche per sviluppare quella di carisma, e questo l'ha fatto al 75%. Fatemi sapere cosa tutto pensate di questo episodio. Quindi niente, se vi va mettete un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!